Sindaco Lo Pomo, si è concluso il Festival delle Masserie, delle 100 Masserie di Crespiano. Possiamo fare un consuntivo? Un consuntivo sicuramente molto molto positivo, un grande lavoro dell'assessore Aurora Bagnalassa e di tutto lo staff che ha seguito il festival, la condivisione con tante associazioni che hanno fatto squadra e come mi piace dire a me che quando Crespiano fa squadra davvero non ce n'è per nessuno. Quindi tanti eventi, messa al centro la tradizione e le radici del nostro territorio, dal brigantaggio alla valenza delle masserie, un confronto che sta diventando un appuntamento, consueto ogni anno proprio fra le masserie per capire a che punto siamo e come possiamo ancora migliorare le prestazioni anche in chiave turistiche delle masserie. E quindi una Crespiano che attraverso anche questi eventi diventa sempre più consapevole delle sue forze, delle sue capacità, delle sue eccellenze e diventa sempre più bella e sostenibile. Ecco, le masserie sono un elemento identitario di Crespiano, quindi è proprio attraverso questa forza identitaria che Crespiano punta a costruire il proprio futuro. In Rural We Trust è il claim che noi abbiamo deciso con cui abbiamo deciso di intitolare il nostro piano strategico turistico che stiamo scrivendo proprio in queste settimane, con tutti gli attori del territorio. L'autenticità del nostro territorio è la chiave di successo del futuro delle nostre terre, dei nostri giovani che auspico torneranno sempre di più per investire nel nostro territorio. Le nostre radici, l'accoglienza e come dice Carlin Petrin di Slow Food, se una popolazione è felice, il turismo è solo una conseguenza. Quindi noi dobbiamo diventare sempre più contenti e avere sempre più cura del posto in cui viviamo e sarà una conseguenza l'attrazione verso l'esterno. Grazie.